Pace e bene, cari amici, oggi all'angolo del convento troviamo un amico, di vecchia data, diciamo così, giovane, simpatico, con la barba che lo fa un pochino cappuccino anche. Si chiama Michele Antonio Corona, il suo nome penso che tanti di voi forse già l'avranno letto, forse in Facebook o qualcosa del genere. Sì, può essere. Ecco, quindi gli diamo subito il benvenuto, Michele, ti chiamiamo Michele semplicemente tout Sì, court. va benissimo, Va grazie. benissimo. Dunque, Michele, come dicevo prima, è giovanissimo perché è nato nel 78, ha origini diverse. Lui è nativo di Iglesias. Iglesias, però gli avi suoi vengono da altri luoghi, sempre però della Sardegna, perché mi pare che tuo papà Mio padre è di San Vero Milis, mia madre nativa di Iglesias, ma con genitori padre di Lacconi e madre di Sardara, quindi un po' una famiglia. Sì. sì, un concentrato del meglio della Sardegna. Ecco. Bene, nonostante la tua giovane età, il tuo curriculum diciamo che è abbastanza nutrito. È anche interessante perché tu sei stato qualche tempo anche tra noi cappuccini, Sì. studente, la barba vedo che ti è rimasta, ma mi facevi notare che forse è rimasta molto di più della barba, Spero, qualcosa nel tuo spero. animo, nel tuo spirito, nella tua formazione. Dopo questi anni, tu hai studiato la facoltà di Sì, ho teologia? studiato teologia, ho fatto il quinquennio, il biennio a Cremona, stando con voi, con i Sì. cappuccini, e poi 3 anni a Cagliari. Dopodiché, ho voluto continuare a studiare, anche dopo essere tornato a casa, ho continuato a studiare facendo i 2 anni di licenza e ho studiato, principalmente ho fatto come tesi di licenza, specializzazione in morale. Il mio grande desiderio era quello di trovare un ambito di inculturazione della fede, cioè leggere la teologia tenendo una prospettiva sarda. E allora l'idea che ho avuto col mio docente e con altri docenti che mi hanno aiutato a scegliere è stata quella di studiare la donna nella carta de Logu d'Arborea Ecco, e da qui. infatti, hai preparato qualcosina anche per la nostra rivista di Voce Serafica. I nostri gli abbonati penso che avranno letto proprio in questi giorni, coloro che hanno già ricevuto l'ultimo numero di febbraio, avranno letto questo primo articolo sulla donna nella carta Sì. di Logo. Sì, e poi è stato un excursus fino ai nostri giorni, fino al concilio sardo, dove ho cercato di leggere tra documenti della Chiesa e patrimonio culturale sardo qual era la figura della donna, quale poteva essere la statura della donna sarda. Senti, una domanda forse un pochino sciocca, ma ecco, questo tuo interesse per la teologia è un po' raro, fuori, come è stato interpretato nell'ambiente? In genere, soprattutto quando viaggio in treno da casa per venire a Cagliari, capita che qualcuno mi veda con qualche libro, magari con la Bibbia ebraica o qualcosa, mi chiedono sempre. Allora, quando mi dicono che studi, lingue? La cosa, no, ho studiato teologia. Come? Una delle cose più simpatiche su questo, che anche il T9 del telefonino, quando si prova a scrivere teologia, la prima parola che prende è ufologia. E poi bisogna modificare. Questa è una cosa un po' simpatica, però il fatto che teologia è messa dopo una parola più frequente l'interesse è dato da due motivi. Uno molto pratico, cioè aver iniziato un percorso di studi che mi ha appassionato, non l'ho iniziato, diciamo, volontariamente, perché appunto, essendo tra i cappuccini, questo è il cursus normale. Però poi, man mano che studiavo, che leggevo, ecco, è diventato un po' ciò che. Passione. Sì, passione perché è lo zoccolo duro di quello che vivo tutti i giorni, cioè la mia fede che è nata quando sono nato io, me l'hanno consegnata i miei genitori, l'ho imparata ancora più in convento, l'ho imparata dopo, però lo studio della teologia diciamo che non ha mantenuto una fede un po' piccola, anche una fede con tanti dubbi, con tante domande, con tante risposte date dai grandi teologi, quello che mi hanno insegnato appunto nella facoltà teologica, quindi è rimasto come grande passione ed è ancora Sì. una Senti, passione.
E questa passione poi dalla teologia ti ha portato nello specifico della Sacra Sì. Scrittura, che mi pare che abbia studiato al biblico, all'istituto Sì. biblico, che è un po' il massimo per questo genere di studi, così almeno si dice. Sì, si dice soprattutto in Italia è l'unica istituzione della Santa Sede che offre una preparazione adeguata. Ci sono alcune facoltà come la Gregoriana, l'Antonianum, l'Angelicum e altre facoltà che insegnano teologia biblica, ma il biblico invece ha come centro due poli. Uno è l'introduzione generale a tutta la scrittura e con generale significa quasi in toto. Almeno tutti i corpora della scrittura vengono toccati in modo approfondito. E l'altro polo, che forse è quello che ha reso l'istituto biblico più all'avanguardia, è quello delle lingue. Le lingue antiche, Lingue non solamente. semitiche? Sì, non solamente, nel senso che nel curriculum ci chiedono logicamente di studiare il greco, l'ebraico e l'aramaico, ma a fianco a queste tre c'è l'obbligo di almeno un'altra lingua del vicino Oriente antico, che sia ugaritico, che sia copto, che sia qualche Tu altra lingua. qual hai studiato? Io ho studiato l'aramaico del secondo tempio, cioè il siriaco, che aiuta a capire soprattutto per la Peshitta, cioè soprattutto per la versione siriaca del Nuovo Testamento, aiuta moltissimo perché è una delle prime traduzioni dall'ebraico, dal greco. Questa è una di quelle crux degli Quindi studiosi, vedo però che la è passione per interessante. queste lingue orientali c'è. Sì, effettivamente Non... sono interessanti, come quando noi pensiamo in modo un po' più semplice ma pregnante alla nostra lingua sarda. I nostri detti in lingua sarda abbiamo spesso difficoltà a tradurli in italiano con tutto l'ambito semantico che portano. E così è per le lingue antiche. Quindi la passione delle lingue non è una passione che escludente, ma anzi che apre a Includente. tutti, includente. E, hai studiato per caso anche l'ebraico moderno? No, perché non ho Non avuto per la possibilità caso. di andare a Gerusalemme, Che ma ci vada, che ci vada. Bene, allora proprio nell'ambito, nella cornice almeno di questo interesse grande della Bibbia, è nata una tua iniziativa recente che si chiama I Bibbianti. sì. Da Bibbia, Bibbia, Bibbianti, coloro che frequentano la Bibbia. Sì. Raccontaci un po' tutta la storia, anzitutto il nome, com'è questo? Ecco, il nome è interessante perché quando cercavamo con degli amici, con dei conoscenti, un modo per formare un gruppo Facebook, ormai qualsiasi iniziativa quasi deve passare per Facebook, che non è, a mio parere, parere delle persone che hanno aderito a questa iniziativa, non è il luogo fondamentale è quello reale, però Facebook permette un contatto continuo, anche adesso con i telefoni, con l'iPhone, permette continuamente di poter essere aggiornati. Allora è nata questa iniziativa, ma dovevamo cercare il nome. E come lo troviamo? E allora, appunto, ho chiesto ad alcuni amici e un giornalista dell'Avvenire, il dottor Umberto Folena, con cui ho avuto dei contatti, lui ha detto: mi raccomando, per il tenore che volete dare a questa iniziativa, e poi magari ne parliamo, cioè il fatto che abbia due anime anche questa iniziativa, non dare un nome troppo clericale, perché altrimenti tagli, né un nome troppo polemico nei confronti della Bibbia o scegliere qualcosa. Ha detto: scegli qualcosa che attragga. Ha detto: un participio presente di un verbo inventato che richiami la parola Bibbia è una cosa che piace. E allora è nato i Bibbianti. Non a tutti è piaciuto questo nome, non a tutti piace, questo è normale. Qualcuno Però di solito però simpaticamente, incuriosisce. sì, esatto, qualcuno l'ha preso come una nuova razza di scimmie o qualcosa del genere, perché si avvicina a Babuin, ma è molto simpatico, però Anche incuriosisce questo. appizzianti in sardo, Sì, non sì. E Quindi. quindi è nato il nome, ma poi com'è andata avanti la cosa? Sì, la cosa continua ad andare avanti. Non abbiamo, chi aderisce non ha nessun desiderio di eternità, di eternarsi con questo gruppo. È un gruppo che è nato come un soffio e forse andrà Quanti via. vi partecipano più o meno? Allora, al gruppo appartengono 500 persone, ma su Facebook è facile fare numeri. In realtà, diciamo che chi si impegna maggiormente sono una cinquantina di persone.
dislocate in diversi posti, cioè non abbiamo un luogo, anche se ho ricevuto qualche proposta anche vicino ad Oristano, io vivo a Siamanna, e mi hanno offerto vicino ad Oristano un luogo, un asilo nido, che di sera non è utilizzato, dove incontrarci, ma ancora non è partito. Probabilmente è meglio per queste cose, anche con la Bibbia, essendo un terreno delicato. Ma è partito come iniziativa esclusivamente virtuale, su Facebook? No, assolutamente. È nato, il nome Bibbianti e il gruppo Facebook è nato dopo, logicamente. È nato per comunicare ad altri che nutrivano interesse per la Bibbia. È nato in due modi. Il primo, per una lettura credente della Bibbia. Io vivevo a San Vero Milis e le catechiste, gli operatori pastorali di San Vero che mi conoscevano, mi hanno chiesto, quando tornavo dagli studi, dal biblico, mi hanno chiesto di leggere insieme dei libri, insieme, o dei cicli. E allora abbiamo iniziato a leggere il libro di Ruth, che è un libretto piccolo, e tutti gli operatori pastorali, le catechiste erano donne. Ecco, sì. Quindi si sentivano, e giustamente, poi è un libro molto interessante. E poi abbiamo letto il ciclo di Giacobbe e il ciclo di Davide. Ed è stato bellissimo, perché ognuno apportava qualcosa, e proprio non è una lezione. Questi incontri che in genere mi capita di fare non sono né una lezione né un'introduzione alla Bibbia con chissà quale difficoltà, sono dei laboratori. E come qualsiasi laboratorio ha bisogno di uno che guidi il laboratorio, ma che tutti offrano il loro apporto, che tutti facciano delle ipotesi. Spesso le ipotesi sono anche molto simpatiche. Ad esempio, nel libro di Ruth, il libro di Ruth inizia con i nomi dei protagonisti. E tra i nomi dei protagonisti ci sono i figli di Elimelech e di Noemi, che sono i primi protagonisti, Ruth viene dopo, che hanno due nomi simpatici, Maclon e Chilion, che a noi non dicono niente perché sono in ebraico, ma nella traduzione dei nomi abbiamo scoperto che i nomi significano fame e debolezza, consunzione, due nomi un po' già poco fortunati per due personaggi, e abbiamo provato per fare appunto il laboratorio a tradurli in sardo. E dire che uno chiama i propri figli fammini è, come mi hanno suggerito le operatrici di San Vero, lusinzu, cioè il moccolo, ciò che rimane della candela. Lusinzu è proprio il moccolo, ciò che rimane, l'ultima parte, quella che viene buttata. E beh, dà già l'aria di che cosa dirà il testo. E allora, ecco, questa è una delle prime cose. Quella lettura credente che le dicevo, questa prima fase, che però non esula dal guardare il testo per cosa dice, per com'è. Non si va subito a fare spiritualità, questo è sempre stato uno dei grandi difficoltà, fare subito, trovare cibo per la nostra anima. Prima è necessario, questo ce l'hanno insegnato soprattutto i primi padri, Origene, che conosceva i testi a memoria e continuava a leggerli. Ecco, prima il testo, la lettura, la comprensione generale del testo, e poi si entra dentro per capire se questa parola da credenti dice qualcosa, se questa scrittura si trasforma in parola. E poi la seconda anima, che è nata a Roma, un po' al biblico, per interessi comuni con gli studenti, è stata quella che anche chi non fa parte del nostro recinto ecclesiale ha interesse per la Bibbia. Lo sentiamo, Europa, il grande codice d'Occidente, la Bibbia, necessità di leggere questo codice per capire la nostra cultura ebraico-cristiana. Però basta guardare, questo è il desiderio che tutti dicono. Nei fatti basta guardare una qualsiasi trasmissione televisiva a quiz, e le domande puntualmente su cui cadono i concorrenti sono bibliche o religiose. E questo è un po', come dire, il desiderio con i miei amici è nato perché in Italia soprattutto si fa religione adesso dalla scuola materna fino alla quinta superiore, dalla scuola elementare fino alla quinta superiore. E almeno la Bibbia, come dire, dovremmo averla, non dico a menadito, ma qualcuno non ha mai letto, non so, il libro di Abacuc, o non l'ha neanche mai sentito, chi è? Cosa ci interessa? O sapere, conoscere un po' meglio Davide. Mi sembra che c'è anche un'altra causa dietro questa, diciamo, ignoranza di carattere religioso, e cioè in Italia, non essendoci facoltà statali di teologia,
il grosso della popolazione non frequenta la teologia, non sa i fondamentali neppure della propria cultura religiosa e anche biblica. Sì, sicuramente. Noi, per chi non ha potuto, ormai tutti frequentano almeno una facoltà, quindi tutti giovani, però conosciamo abbastanza bene Dante, almeno dire nel mezzo del cammin di nostra vita, facevo un laboratorio biblico in una università della terza età, che è questa seconda anima di iniziativa, e siccome l'ebraico parte un po' alla larga, ma per arrivare come abbiamo frequentazioni di alcuni testi mentre di altri no, e tra i secondi c'è sicuramente la Bibbia. Spiegavo come si è trasmesso il testo biblico, che all'inizio era senza vocali. Ancora oggi gli ebrei, anche quando vediamo a Gerusalemme che Sì, manifestano, non scrivono le vocali. anche in ebraico Sì, moderno. No? esatto. Quando i manifesti, appunto, qualsiasi cosa, non hanno vocali. E fino al VI secolo d.C. i testi biblici non avevano vocali. Allora c'è stato un grande imbroglio. Allora hanno modificato tutto. Questa è una delle reazioni giuste che le persone che pensano pongono a chi parla, spesso a me. E allora l'esempio tipico che ho fatto appunto qualche giorno fa è quello di scrivere le consonanti della prima terzina di Dante. NL, MZZ, DL, eccetera, cammino. Quando la persona, anche quella che non ha fatto grandi studi, che si è fermata alle medie, soprattutto le persone anziane o alle elementari, immediatamente dicono: nel mezzo del cammin di Ci nostra mettono vita. le vocali anche È senza le normale, parole. non abbiamo bisogno perché quel testo è conosciuto a memoria. Pensando al testo biblico, i bambini ancora oggi a 12 anni devono fare il bar mitzvah, Bar mitzvah. cioè i figli della legge, e lo fanno solamente quando conoscono a memoria ampie parti della Torah, ampie parti della scrittura. Allora, ecco, questo è interessante. La trasmissione della Bibbia è stato un fenomeno portato avanti, per iscritto sì, ma solo in minima parte, portato avanti in orale. E oggi non conosciamo niente a memoria. Non solo della Bibbia, ormai non si insegnano più neanche le poesie a memoria. Quindi, effettivamente, come dice lei, certamente c'è una. Non direi neanche ignoranza, come dire, no, non è è un ambito che ci siamo tenuti nelle facoltà teologiche. La Bibbia è un ambito confessionale, non diamolo. Questo ancora di più sappiamo fino al Concilio Vaticano II, la Bibbia era un po' recintata, era necessaria. La Bibbia era il grimaldello con cui i protestanti si sono staccati, con cui Lutero ha fatto. E allora certamente è anche normale che ci sia stato, oggi non più, che ci sia stata una certa diffidenza. Senti, tornando ai Sì. bibianti, non sono pianti, No, no? no, no. Come va avanti adesso? Va avanti questo modo, nel senso che adesso anche altre persone, per esempio anche alcune diocesi, mi hanno chiesto di poter utilizzare quella pagina per promuovere alcune iniziative. Ad esempio, Di carattere biblico? di carattere biblico, sempre carattere biblico, non teologico, non conferenze di altro genere, in genere introduzione alla Bibbia o letture comunitarie o lectio divina. Quindi va avanti in questo modo, quando c'è qualche iniziativa viene pubblicizzata e in genere ci si contatta per dire io ci sarò, io vorrei esserci ma non è possibile, vi vorrei invitare nel mio gruppo, vi vorrei invitare a casa. Questa è una di quelle cose interessanti dove ci sono delle persone che dicono io avrei tanto desiderio di leggere la Bibbia in un modo un po' approfondito ma anche familiare, dove si fa quel che si fa, si leggono quattro versetti e basta, non posso più. Per capirci meglio su questa questione dei bibianti, qual è l'estrazione prevalente di coloro che ne fanno parte? Sono giovani, Giovani, anziani, di sì. media età? In genere quelli che partecipano su Facebook, cioè gli amici del gruppo, sono la maggior parte giovani. Poi ai vari incontri, ecco, l'età sale sempre. I giovani in genere sono un po' impegnati oppure frequentano di più le persone che sono un po' più libere, quindi magari la persona già pensionata o più avanti in età. Ripeto, non è un desiderio di fare gruppo. Il gruppo di Facebook, come tutti i gruppi di Facebook, è una comunicazione, cioè mette persone in relazione, in rete, e quando io o chi per me mette un messaggio,
tutti lo ricevono, questa è l'idea del gruppo. Non vuole essere un gruppo che con uno statuto, un gruppo che ha un direttivo. Ognuno del gruppo può scrivere che c'è nella sua parrocchia, nel suo movimento, un'iniziativa. L'importante è che questa iniziativa sia a carattere biblico e che sia di un certo livello, non un livello di leggiamo la Bibbia per fare l'afflatto spirituale, ce lo leggiamo così e vediamo che cosa trovare. Diciamo una lettura intelligente, credente ma intelligente. C'è qualche episodio, qualche chicca che possiamo dire che è capitata qui all'interno del gruppo? Sì e no, nel senso che capitano tante. L'ultima, ad esempio, adesso sul portico dove io tengo una rubrica sui personaggi secondari della Bibbia, hanno pubblicato un laboratorio che sto facendo a Guasila, al teatro di Guasila. E si è in pochi, non siamo tanti, è un piccolo gruppo, siamo una decina, ma è molto bello perché si ascolta insieme, stiamo facendo il ciclo di Giacobbe. Ed è molto bello perché nel leggere la Bibbia c'è tutta la risata delle prime pagine di Giacobbe, con Esaù che è molto peloso, con Giacobbe che invece è bello, senza peli, eccetera. E quando lo feci un'altra volta, una signora ha detto, oh mamma mia, quando presentai appunto Esaù che esce peloso, oh mamma mia, questo è peggio di uno scimmione. Ed effettivamente è un po' una cosa simpatica, ma nello studio che ho fatto al biblico, e soprattutto per i generi letterari, per la narrativa, il racconto vuole anche far ridere. C'è un'ironia del narratore che vuole far dire appunto a chi ascolta, o a chi legge, ma prima a chi ascoltava, vuole far dire, mamma mia, questo Esaù è proprio brutto, io mi metto dalla parte del più bello. E tutto il narratore nel ciclo di Giacobbe farà evidentemente questo, Giacobbe il furbo, che però è di parte, sicuramente. Quindi. Senti, allora, prima di concludere, poiché la questione dei bibianti è abbastanza interessante anche per noi, non sarebbe il caso di far nascere qui una proposta per te? Potresti venire qui per i nostri telespettatori e parlare altre volte della Bibbia? Sì, la proposta certo mi lusinga, potremmo verificare quindi gli ambiti e le modalità, certo. Allora Michele, grazie anche di questa ultima disponibilità, ti ringraziamo oggi perché veramente c'è tante cose che raramente sentiamo e ci diamo l'appuntamento, non sappiamo quando, ma lo comunicheremo certamente ai nostri telespettatori. Quindi grazie di tutto, grazie a voi telespettatori e ancora una volta pace e bene.